Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vedremo insieme le lettere realizzate con la resina. Ne ho fatte un bel po' e vi volevo far vedere anche come ho sistemato queste qui che vi avevo detto che il retro non era livellato. Ecco. Vi faccio vedere velocemente come sono state fatte. Adesso mi piacciono molto di più. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se farne dei ciondoli per collane o ciondoli per le portachiavi. Ecco, ho messo la resina trasparente senza aggiungere altro. Comunque sono veramente molto soddisfatta della resina. Vabbè, questa l'avete già visto. E comunque sono molto soddisfatta per quanto riguarda la Resin Pro, quella trasparente, perché è veramente molto liquida, che a tratti penso sempre di aver sbagliato, invece no, è proprio così trasparente, proprio bella come l'acqua. E allora io vi faccio vedere, iniziando da questo scarto. E vi chiedo scusa se è messo profondo, sentite tanti di quei rumori, ma qui siamo tutto aperto perché fa caldo. E vabbè, abbiate più Vediamo pazienza. che cosa è venuto fuori. Carino. Sì. Qui ho usato il colore nero, trasparente, perché praticamente era lo scarto della lettera W. Ok, vabbè. Questo è giusto. Allora, guardate, ci sono questo, questo e questo, che le lascio per ultime perché siccome ho sbirciato sotto. Devo dire che non davo molto, non ci davo molti punti, però sembra che sia uscito come volevo. Poi vi spiego. Allora, partiamo dalla lettera più semplice, che è questa B, dove io ho messo i colori Sahara. Ci ho fatto anche la passata dietro per livellare bene. Ok. Questo è color verde Sahara. Ho aggiunto anche qualche glitter, di quelli molto sottili, in modo tale che non vanno tutti sulla base, ecco, sul fondo quando li fai la colata. Ecco qui. Diciamo che la B potrebbe essere anche speculare, che dite? Cioè, come la mettete? Beh, poi questo dipende. Poi passiamo alla A, anche questa che può essere speculare da una parte e dall'altra. E può essere questa parte qui con i fiori, che devo dire mi piace molto, oppure se gira questa parte qui. Ho inserito dei ciondoli che comprai su Wish. No, non è che ho comprato perché erano gratis, io pago soltanto le spese di spedizione. Che ne pensate? Devo dire che mi piacciono. Forse questo è il lato più bello. Passiamo adesso alla D, guardate che bei fiorellini, guardate qui, molto carini. Che uno dice, che peccato però, questo è sul retro, però volendo si può fare anche così, perché ci sono delle lettere che comunque a mio parere possono essere messe anche all'incontrario. Questa è carina, però in teoria sarebbe questa la D. Molto semplice, ho messo questi fiorellini, vediamoli di qua che forse è meglio. Ho aggiunto ma poco di azzurro, non so se riuscite a vederlo. Ma proprio poco. E anche questa mi piace molto. Poi passiamo a queste qui, guardate. Chi me le ha richieste ancora non le ha viste. E so per certo che il video non lo vedrà. Allora, guardate qui. Ci sono. Non pensate che è macabro. Però, allora, questa è Una lettera con dentro i dentini del cucciolo di questa persona che io conosco e che mi ha chiesto di inglobarli nella resina perché vide che anche io inglobai i denti da latte del mio cucciolo ed è. il nome, guardate, questa è la T, il cane si chiama Tau, però la A era occupata, quindi adesso a me manca da fare la A. Guardate qui. Ed ecco qui. E dietro ci ho messo dei cuoricini. Poi passiamo alla lettera P. Passiamo alla lettera P, qui ho usato Glitter un po' più grandi e il colore rosso ossido, quello che comprai insieme alla Resin Pro. E vediamo che cosa è uscito. ci sono delle bolle, vabbè, queste poi andranno comunque, si possono coprire, ecco qua. Allora ho messo dei glitter, guardate, delle stelline, dei glitter olografici e devo dire che il risultato mi piace molto. Non ci posso credere che fino adesso non c'è stato un fallimento. Yuhu! Bene,
Guardate, guardate che luce. Sì, mi piace molto, 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 molto. E vi volevo dire, vi avevo promesso che facevamo qualcosa insieme, però facciamo così, rimandiamo tutto a settembre a vedere come fare qualcosa insieme con la lampada UV, la colatura della resina, perché adesso si sa, l'estate è abbastanza frenetica come periodo, no? Cercherò di fare anche dei video più brevi possibili, in modo tale che non vi scocciate a vedervi i video. Quindi cercherò di fare il più brevi possibile e poi magari da settembre in poi, quando ci avviciniamo all'autunno, faremo dei video un po' più lunghi, un po' più dettagliati e lavoreremo insieme, ok? Allora, continuiamo. Adesso vediamo. Questi sembrano uguali, ma non sono uguali. Partiamo a vedere questa, ma anche qui dovrò fare un'ulteriore colata perché non si è livellata bene. Però devo stare attenta perché, come vedete, qui c'è della sabbia e credo che abbiate già capito qualcosa. Vabbè, intanto vediamo la N, cercando di non fare danno. Anzi, no, facciamo una cosa, partiamo dalla W, dalla W, e vediamo che cosa è uscito. Io qui ho fatto due colature, vedo un po' di bolle, non credo che sia uscita proprio bene bene bene, però vabbè. Vediamo un po', e devo dire che mi piace. Ci sono qualche bollicina. Guardate qui, qua ho usato sempre il rosso di questo e poi ho inserito il nero. E dietro anche, quindi, è nera. Anche questa deve essere un po' livellata. Non mi dispiace, peccato per queste bollicine, ma non mi dispiace. Poi, vediamo la N. Questa N qui. Questi stampi sono spettacolari, questi qua fatti così, però il difetto che hanno è che attacca di tutto. Polvere, i peli del mio cane, quindi sto sempre lì a pulire, a lavare. Allora, qualcuno è ancora un po' morbida perché la catalizzazione ancora non è avvenuta del tutto. E voilà! Bellissima, ragazzi! Mi piace! È bellissima! Qua anche sono i glitter olografici, il rosa della Valleio. Spettacolo! Mi posso baciare da sola per sentirmi soddisfatta così? Da quanto tempo non ero soddisfatta? Guardate! Guardate che bello, spettacolo! Si sente che sono soddisfatta? Beh, ora passiamo a questa S. No, voglio vedere prima questa qui con voi. Voglio vedere, perché questa va aggiustata, vedi? Vedete, va aggiustata qui. Aspettate, e voilà! I fiorellini che state vedendo fanno parte di quella confezione che io ho presi sempre in omaggio su Wish e pagai soltanto le spese di spedizione. Qui vabbè, andrà aggiustato, aspettate che lo aggiusto e poi vediamo insieme com'è l'effetto. Allora, ecco qui, però ho notato che in questo caso è scesa la colatura bianca qui, vedete? Quindi questo era carino, ma peccato, vabbè, comunque andrebbe aggiustata, ma la L no. Se vedete che ci sono degli stacchi brutti tra un momento e l'altro, perdonatemi, ma veramente qua si sente di tutto, di rumori, acqua, che urlano, che vabbè, andiamo avanti. Ora vediamo questa S qui, che sembra uguale come come stile a quella che avevo fatto vedere, ma è diversa, vedete, già si capisce da qui. E adesso vediamo. No, che bella, ragazzi, guarda, guardate qui la bolla, ma perché, quante bolle. Vabbè, ci potrò sempre fare una colata sopra di resina UV magari, così non aspetto troppo. Qui ci sono i charm che stavano, o come dicono, charm che stavano dentro sempre a quella confezione gratis che ho preso su Wish, devo dire molto bella. Peccato per queste bolle. Faremo una colata e magari aggiusteremo un po'. Dietro è così. Beh, ci sta il sole, la luna. Ho voluto cercare di fare, non le fasi lunari, però vabbè. E adesso viene il bello. Aspettate che voglio pulire un attimo di questo, voglio levare un po' di questa sabbia e li vediamo insieme. Ecco qua, ho pulito. E da come avete capito, sicuramente, visto che c'era della sabbia, io ho voluto realizzare delle lettere in stile marino. Ma anche in questo caso io volevo fare la scritta mare, ma la è occupata, quindi anche la andrà rifatta. Perché ho delle idee, poi mentre creavo mi è venuta ancora un'altra idea che, vabbè, la devo tenere per me e poi la devo far vedere terminata, neanche mentre la faccio, terminata. Partiamo dalla R, che è un po' più semplice. Qui ci sono due colature, perché per fare l'effetto che volevo fare occorrevano due colature al così. Sì, guardate. Vi piace? Che ne pensate? Sposto un po' così vediamo meglio l'effetto marino. Sì, mi piace tanto. Perché ho pensato di fare le lettere centrali che compongono la scritta mare senza sabbia e soltanto le lettere laterali. Vediamo se... Aspettate. Ecco.
e soltanto le lettere centrali senza sabbia, le lettere laterali con la sabbia. Questa mi piace molto perché per fare l'effetto del mare ho dovuto fare, non come sempre i vari step che si fanno quando si prepara la resina effetto marino, ma ho dovuto fare al contrario, quindi non è stato semplice pensarci, perché la prima volta che lo faccio al contrario. E vediamo la E è uscita un po' troppa resina fuori, vabbè, comunque poi andrò ad aggiustare. Vediamo qui. Sì. Qua ho voluto fare l'effetto spuma. Quindi l'effetto spuma c'è. Vedete? Come quando il mare si infrange sugli scogli. Devo dire che è uscita un po' più scura questa. Però non è male. E adesso vediamo la M. Sono ancora un po' morbide le lettere perché si devono realizzare bene. E devo dire che mi sa che la M è la lettera migliore che sia uscita. Vediamo, sposto qui e... Madonna! Che spettacolo! Sì! Vediamo se metto a fuoco, aspettate. Che spettacolo! Questa mi piace tanto, mi piace. Scusate. L'euforia. Vediamo di vicino. Guardate. Mettiamoci poi là. E sono uno spettacolo. Questa volta mi lodo e mi imbrodo. Comunque... Sono molto soddisfatta di tutte queste lettere, molto soddisfatta. Adesso andrò a lavare anche quello stampo perché si riempie di peli, sabbia, polvere e tutto. E fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se vi piacciono, qual è la lettera che vi piace di più. A me sinceramente quelle che mi piacciono di più sono quelle marine, che dovrò completare con la lettera A. Questo è un omaggio, un regalo che farò. E niente, se poi volete vedere quello che io ne ho fatto, seguitemi su Instagram, su Chicca su Wonderland, e così vedrete poi le lettere, se ho fatto dei ciondoli per collana o portachiavi. Voi comunque datemi un consiglio, ok? Grazie della visione, ci vediamo al prossimo video. Se vi va mettete un like, se non mi seguite seguitemi, attivate la campanella per rimanere aggiornati su quando io pubblicherò i video. Ancora grazie e buona giornata a tutti, ciao ciao.